Salve a tutti da RD Watch Reverber. Oggi farò un video in proposito alla ricostruzione dei soffietti. Ne avevo già realizzato uno, ma non ero soddisfatto delle immagini, quindi realizzerò questo video esclusivamente soltanto per i soffietti. Io ho preparato due pezzettini di cartone che andremo a mettere da spessore per quando andremo a incollare la coda del mantice, una penna, un righello, la colla stick, la colla d'acqua, un pezzettino di legno che io uso per spalmare, diciamo, di spalmare la colla e un paio di forbici bene affilate per tagliare la pelle. Bene, iniziamo. Ecco qua, poggiamo il nostro pezzettino di pelle o di mantice, ecco, diciamo così, un pezzettino. Facciamo asciugare. Per dopo continuare. Bene, ora che abbiamo aspettato un po' finché si asciugasse, andiamo a togliere l'elastico. Togliamo anche il nostro spessore. E andiamo a tagliare l'eccesso. Io questi qua li avevo già riparati. Mancava il pezzo di sopra. Il pezzo di sopra, se vedete, il legno è più nuovo. Questo l'ho ricostruito io, questo. Tutte e due. Mancavano tutte e due. Niente, andiamo avanti. Allora, normale, la stoffa, cioè la bocca, viene larga quanto è la lunghezza del mantice in legno, della bocca, diciamo. Questo ad esempio è 4 centimetri e mezzo. L'apertura del mantice sarà di 3, di 4. Sarà di 4. Io ho già tagliato i miei pezzettini di pelle. Li ho tagliati di 5 centimetri di larghezza. Ne ho tagliato un po' di più per essere più sicuro, così mi posso anche regolare. Ora andiamo a prendere il centro. Io me lo segno sempre con la penna. Entrambi i lati.
così sono sicuro che questo è il centro. Mi vado anche a tirare una linea. Poi mi vado a misurare qui, qui è di 3 mm lo spessore. Bene, io in questo caso giro, io faccio sempre un po' di più, se qui ad esempio è 3, io qua segno 4. 4 mm. Mi vado a tracciare una linea. Ecco qua, ecco, adesso noi di qua ci andremo a segnare l'apertura della bocca del mantice. Ecco, anche qui io mi andrò a tracciare una linea. Allora, andiamo a distribuire la nostra colla. Ho dimenticato segnarmi la linea centrale. Bene ragazzi, facciamo asciugare il tutto, ci rivediamo fra un po'. Bene, riprendiamo il lavoro.
Ecco, andiamo a tenere ben aperto il mantice, ma non troppo, cioè nel senso che io usando una pelle si tende ad allungarsi, quindi. Perché vedete? È molto elastica. Vado a schiacciare. In modo da stendere uniforme, anche si stende anche da la colla. Bene. Aspettiamo un po' finché si asciuga per fare la terza parte. Nel frattempo io avevo già preparato uno, però ne avevo lasciato uno per fare il video, diciamo. Allora, io, come avevo detto, io uso una colla ad acqua, quindi io avevo sbagliato a fare i mantici e niente, li devo rifare perché l'apertura era minima, non era giusta. Quindi guardate, io l'avevo già preparata, l'avevo messo già un pezzo di stoffa bagnato e guardate, ecco. Non c'è bisogno né di forbici né di niente, né di lime o di altro. Bene, questi mantici vecchi verranno usati per fare altre, perché essendo pelle la posso riciclare. E niente, ora io vado a pulirmi sempre con uno straccetto umido, la colla rimasta sulle parti di legno, sulle parti del mantice. E fatto, guardate ragazzi, in un minuto di tempo. Adesso lo metto ad asciugare un po' e dopo proseguiremo col video. Bene, riprendiamo. Io mi sono già portato avanti un po' con il lavoro. E niente, andiamo ad incollare le altre due parti. Non ho fatto il video completo perché sì, mi sono portato un pochettino avanti col lavoro perché sennò il video verrebbe troppo lungo e noioso. Bene. Io guardo sempre se c'è qualche errore. Cioè, nel senso, se la pelle da qualche parte è piegata di più e piegata di meno, che così, essendo la colla ancora morbida, posso tirare, diciamo,
allungare, diciamo, ecco, sì, allungare dove a me sembra un po' corto, che fa, diciamo, la piega, si forma una piccola piega e a me non piace. Mi piacciono le robe fatte bene. Quanto più possibile, fatte bene. Negli angoli ne metto sempre un po' di più, perché essendo pelle a volte si forma anche il riccio e può rimanere una fessura aperta e quindi malfunzionamento del suono. Ecco qua. Guardate qua. Perfetto. Mi dispiace se non si è visto, ma se si è visto poco. Ma a me piace fare i lavori fatti bene. Righello sempre, mi vado a schiacciare le parti. Ebbene ragazzi, è quasi pronto, lasciamo asciugare e riprendiamo fuori un po'. Bene ragazzi, le pippe sono finite, ho fatto anche, sì, ho coperto anche di sopra. La carta normale non è originale perché io non la riesco a trovare, e uso della carta regalo più o meno, dai, sì. E niente, ho fatto anche già i gancetti, il pezzettino di ferro per aiutare a alzare il cucù, a fare l'inchino, e niente, ci vediamo alla prossima ragazzi.